tutti, friends, dal vostro Super Corris. Raga, eccoci qui a fare le pagelle del Gran Premio di Jeddah. Arabia Saudita, gara finita da poco. E devo dirvi che gara che speravo andasse diversamente. Confidavo nella Ferrari, confidavo in Leclerc, ed invece alla fin fine siamo qui a parlare sempre di un ottimo secondo e terzo, quindi non facciamoci la testa, però si poteva fare decisamente di più. Si è fatto fregare Leclerc, lo diciamo alla fine, è stato pure sfortunato. Però c'è un episodio chiave della gara che vi dirò. Poi chiaramente ci saranno i soliti fanatici ferraristi, sono il primo ultraferrarista, ma dico le cose come stanno. Ci saranno i soliti fanatici che si metteranno a fare tutto il film della gara e noi ce ne sbatterà i coglioni perché quello, quell'altro, sopra, sotto. Raga, c'è un momento della gara dove Leclerc si è fatto fregare da Verstappen, quindi lo diciamo fra un po'. Bella battaglia comunque tra i due, questo è un mondiale che ci sta veramente divertendo tanto perché sono due piloti che e per macchina e per talento si equivalgono. Vi ho sempre detto, Leclerc sta allo stesso livello di Verstappen se gli si dà la macchina, e lo sta dimostrando sostanzialmente, quindi sono contentissimo. Una gara che ha detto che ci sono delle vetture in enorme crisi che difficilmente riusciranno a risalire la china. Una gara che ha detto che ci sono team come l'Alfa Romeo che perde punti a casaccio e sono punti che peseranno a fine anno come ha fatto l'anno scorso. Allora, prima di partire in pompa magna con queste pagelle, come al solito vi dico, iscrivetevi al canale, lasciate un like, seguitemi su tutti i miei social, sul canale Telegram delle offerte, Supercorris offerte Amazon, dove tutti i giorni, compreso oggi, metto tutte le migliori offerte in ambito tecnologia e videogiochi di Amazon. C'è il canale ufficiale Supercorris 84 per le news in anteprima, c'è il gruppo Telegram per tutte le news in anteprima, soprattutto per parlare con me gli altri ragazzi di Formula 1 e Racing Game, c'è FruitLab e c'è Twitch. Allora ragazzi, partiamo sempre dal basso come al solito, citando la Williams. Williams voto 1, cioè raga, assurda. Una macchina che quest'anno già in enorme crisi. C'è un Latifi che ogni volta fa qualche casino inenarrabile. Questa volta ha favorito Ferrari, perché il fatto che Latifi si sia schiantato ha fatto sì che Ferrari si potesse appropriare del primo posto, penalizzando enormemente Perez. Io non penso che Perez avrebbe potuto vincere questa gara, perché come abbiamo visto poi sul passo, quando si è iniziato a spingere davvero, non era a livello di Verstappen e Leclerc. Però comunque se la poteva giocare diversamente, quindi la Ferrari è stata fortunata quando si è appiccicato Latifi al muro, però Latifi inguardabile. Albon come al solito un po' meglio, perché alla fin fine un pilota con un minimo di talento in più. C'è stato l'incidente con Stroll, mi sembra. Niente di che ragazzi, una gara finita a casaccio. Purtroppo ci è costata la vittoria, perché l'incidente che ha avuto Albon ha esposto la bandiera gialla e Leclerc non ha potuto riprovare a superare Verstappen nel penultimo, terzultimo giro, che è stato l'unico momento in cui ha avuto veramente lo spunto per passare. Poi non c'è riuscito più. Perciò, secondo team che andiamo a citare, cioè, non lo so ragazzi, qua devo fare una classifica abbastanza... Vabbè dai, diciamo Aston Martin male. Cioè ragazzi, quando vi dicevo io durante i test che non mi piaceva la vettura, che mi sembrava un'auto lenta, non aveva spiccato in nessuna sessione di test, non sembrava una macchina di grandi qualità, e si è dimostrato anche oggi. Secondo me la Aston Martin è in crisi nera, sarà difficile trovare il bandolo della matassa durante il mondiale. Alla fin fine abbiamo visto che a livello di velocità il motore Mercedes non è neanche così male, ma manca in tutto il resto. Mettici Hülkenberg, che è un pilota ormai ex pilota, non so perché lo facciano correre quando ci sono piloti più in forma che potrebbero correre al suo posto. Stroll scandaloso. E quindi ragazzi, aspetta Vettel, ma Vettel può fare ben poco con una vettura del genere, ve lo dico subito. Non vi aspettate grandi miracoli. Quest'anno secondo me Williams e Aston Martin rischiano di essere ultima e penultima del mondiale, perché sì, Aston ha il budget per poter sviluppare la vettura durante l'anno, ma a questo punto io penso non abbia le competenze, perché non si spiega. Una vettura che era la Racing Point, prendevi podi e ha vinto anche delle gare, è diventata copia Mercedes vincendo queste gare, poi è diventata Aston Martin sempre come andò Mercedes l'anno scorso, già si è involuta, quest'anno uno scandalo, non c'ho parole. Quindi voto, non lo so se l'ho detto, comunque 1 o 0 quella. Allora ragazzi, parliamo adesso di chi possiamo citare, parliamo di Alfa Romeo. Molto 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 deluso da Alfa Romeo ragazzi, voto 0, perché oggi davvero Alfa Romeo ha buttato all'aria tanti punti che potevano essere
messi in cascina 5, 6, 7 punti potevano arrivare. Non mi è piaciuto assolutamente Zoo. Una serie di errori che è veramente inenarrabili anche quelli. Beh raga, questo è un pilota che nella prima gara ha sfruttato il potenziale della vettura per prendere punti, ma già oggi ha dimostrato di essere un pilota enormemente problematico, messo lì proprio molto a caso, se non per soldi. Ha preso 18 penalità, come si fa a difendere Zoo? Discorso diverso per Bottas. Bottas che stava facendo una buona gara. Il problema di Bottas è sempre la poca incisività nei sorpassi. Bottas prima di fare un sorpasso ci mette mezz'ora. L'abbiamo visto tutte le volte che stava dietro le Alpine. Ogni volta ci ha messo mezz'ora. Fa sempre la scelta sbagliata di andare all'esterno. Frena in anticipo invece di frenare in ritardo. Raga, Bottas secondo me la cattiveria che aveva in Williams e quando è arrivato in Mercedes non ce l'ha più. Comunque ben radicato nella zona punti e poi si ritira. Io non ho visto le cause del ritiro, ma sono tanti punti che potevano arrivare, soprattutto con le safety car. Bottas si poteva ritrovare tranquillamente al settimo posto a fine gara, dove c'è Norris che era molto indietro. Delusione totale perché, ripeto, i 6 punti che la McLaren potevano essere aggiunti all'Alfa e andare a 15, quindi avere un bottino di tutto rispetto. Purtroppo così non è. E bisogna capire quali sono i problemi. Secondo me Alfa Romeo comunque può fare una stagione buona. Certamente bisogna concretizzare. Bottas ora è caposquadra, deve dare quel qualcosa in più. Non si può permettere di nascondersi dietro al primo pilota. Ora è lui che deve portare avanti la squadra e deve prendere punti. Qua oggi era fondamentale. Li avrebbe presi, ma deve migliorare anche nel corpo a corpo. Già l'anno scorso abbiamo visto che era deficitario da quel punto di vista. Si deve svegliare. Allora ragazzi, parlando anche di Bottas, adesso andiamo a citare il fatto che sono tutti mischiati, i piloti di solito sono molto più differenziati, è più facile fare una classifica. Comunque dai, parliamo di McLaren. McLaren voto 6 perché c'è stata una reazione rispetto alla prima gara, certamente non era ultima e penultima, quindi perlomeno un minimo miglioramento c'è. Norris sfrutta la safety car e tutto il bordello successo in pista per prendersi un settimo posto che non avrebbe meritato, perché McLaren oggi con una gara normale avrebbe fatto davvero fatica a stare nei primi 10, quindi crisi enorme a livello prestazionale. È chiaro che la vettura non va, anche perché per gran parte della gara vedevamo i piloti molto vicini tra di loro, quindi quando è un pilota il problema di una squadra, come possiamo citare la Mercedes, è un problema del pilota. Quando i piloti stanno là è la vettura che non va. O è la vettura che va, quindi McLaren quest'anno ha veramente fatto un flop clamoroso. Sì, può recuperare un po' di posizioni, ma non la vedo minimamente in lotta per il mondiale. Anzi, no, per il mondiale, scusate. Per i primi 3 posti, secondo me li vedrà col binocolo e già dovrà stare attenta perché Alpine sta facendo bene, quindi McLaren molto male. Ricciardo, pilota di cui già si parla di un'eventuale sostituzione stagione in corso, perché evidentemente gli pesa a McLaren pagare tutti quei soldi a Ricciardo. Un Ricciardo che oggi si è ritirato, non è riuscito ad incidere più di tanto. Norris un po' meglio, l'abbiamo visto battagliare, però una vettura che non è manco veloce. Cioè l'anno scorso col motore Mercedes perlomeno era veloce, quest'anno manco quello, l'abbiamo visto superata da tutti. Ma anche nel duello con Hamilton, sverniciata da pazzi, cioè non c'è neanche la velocità, una vettura in enorme crisi. Quindi è un team che quest'anno farà davvero fatica per quanto possa recuperare. Allora ragazzi, Alfa Tauri voto 6 perché non fai partire Tsunoda, grave problema, quindi questo è un grave problema, non stiamo qui a difendere il team. Gasly alla fin fine ragazzi prende un 8° posto, Gasly sempre molto concreto in gara, fa pochi errori, si va a prendere questo 8° posto a fine di questa gara tribolata. Raga, Gasly massimizza sempre quello che ha, è un pilota forte e comunque i suoi risultati li ha. È chiaro che Alfa Tauri io me l'aspettavo molto più avanti quest'anno. Pensavo potesse insidiare addirittura le posizioni di vertice in alcune gare, soprattutto quelle iniziali dove tutte le vetture vanno un po' più forte. Ed invece così non è. Mi ha deluso, non ha un passo eccezionale, l'abbiamo visto sempre dietro anche Alfa Romeo, Haas. Cioè, dal punto di vista prestazionale, Alfa Tauri dietro anche a queste vetture qua. E se non fosse per Gasly, un team che si è involuto rispetto all'anno scorso. Vediamo gli sviluppi durante la stagione, ma adesso non mi sta piacendo, sono molto sincero. Allora, abbiamo parlato di Alfa Tauri, vediamo qua Alpine. Beh, Alpine, raga, voto 7, però ci sono delle cose da dire.
Cioè, porca miseria, erano vicini vicini a Russell, si poteva puntare ad attaccare Russell. Possibile che il team non riesca a dire ai piloti: guardate ragazzi, non lottate, andate a prendere Russell, cercate di passarlo, poi si vede. In quel momento mi sembra Alonso fosse più veloce di Ocon, bastava dire a Ocon: fa passare Alonso, vediamo, mettiti dietro, cercate di prendere Russell, poi, se non sei più lento di Alonso, se lo continui a seguire e rimanete appiccicati, ma state lottando con Russell, ti facciamo ripassare. Una battaglia stupenda vedendola, perché io vi avevo detto che si sarebbe formato un trenino. A un certo punto c'erano le due Alpine, c'era Magnussen, c'era Bottas. Perciò duello bello, sì, ma che gli ha fatto perdere tantissimi secondi. Erano uno e mezzo da Russell, a metà gara a un certo punto sono schizzati a 9, perdendo effettivamente la possibilità di provarci. Poi anche nelle ripartenze, comunque la Mercedes è superiore, perché la Mercedes rispetto all'Alpine è superiore. Comunque, peccato Alonso per il ritiro, ci ha fatto divertire. Abbiamo visto anche dei duelli al limite del regolamento, ragazzi, perché molte onde sulla pista non si possono fare, tagli di curve, duelli molto ai limiti, però belli da vedere. Quindi comunque Alpine è una buona vettura, io ve l'ho detto, durante la stagione può lottare per posizioni sempre migliori e può comunque rimanere in scia ai primi tre top team. Perciò ha il budget e ha la squadra ufficiale dietro. Oggi, se si fossero svegliati un po' a far stare i piloti per fatti loro, nel senso uno avanti, uno dietro, magari se vedevano Alonso era più veloce in quel momento, lo facevano passare, potevano provare a tenere il passo di Russell, anche se non è stato facile, perché abbiamo visto pure nella ripartenza, comunque Russell gli ha dato parecchio distacco. Beh ragazzi, parliamo di Mercedes voto 6,5, dai. Hamilton inguardabile, per quanto abbia fatto una gara di rimonta, bei sorpassi, comunque è stato almeno coriaceo, però raga no, alla fine un weekend da dimenticare, che ha messo a nudo molto quello che è Hamilton. Io ve l'ho detto, Hamilton è stato un fenomeno quando ha avuto la vettura nettamente superiore. Ora che l'auto non è la migliore, sta facendo fatica. È chiaro che si gioca il suo futuro, perché se Russell inizia a stare davanti, è molto più giovane, prende molto meno. È chiaro che Mercedes fa un ragionamento e Hamilton a fine anno lo salutiamo. Non si è trovato bene con l'auto, è chiaro che bisogna anche amalgamarsi un po' al progetto, lui non è riuscito secondo me in questa gara a farlo, e risultato negativo, nefasto, che testimonia come Mercedes sia lontana dalle prime posizioni. In alcune parti di gara riesce anche a lottare, però raga, la gara è lunga, sono 50 giri, tu per 50 giri devi riuscire a tenere il passo. Non ce l'ha. Molti mi dicono: per me tornerà Mercedes. Sì, tornerà, ma non lotterà per il mondiale. Io sono certo di questo quest'anno, poi magari mi sbaglio. Io sono convinto che Mercedes quest'anno non lotterà per il mondiale. Potrà vincere qualche gara, potrà lottare per qualche podio, ma è lontana anni luce. Cioè il passo che avevano i primi è un passo che Mercedes non può neanche guardare col binocolo. Quindi molto deluso. Certamente Russell è una certezza, perché in questa gara dove era facile sbagliare non ha commesso gravi errori, è stato bravo, è stato pulito. Ottima guida di Russell, mi è piaciuto, è un pilota su cui in futuro ci si può fare affidamento, cioè uno dei prossimi protagonisti della Formula 1. È chiaro che facendo così mette in crisi Hamilton, perché se Hamilton inizia a perdere colpi, è chiaro che tutto poi va a favore di Russell, che è giovane, appunto prende uno stipendio basso. Mi è piaciuto, mi piace di Russell la pulizia di guida. Anche in Bahrain, nonostante fosse arrivato dietro Hamilton, errori non ne ha fatti. Quindi è un pilota costante, alla Gasly diciamo. Perciò non mi dispiace. Vediamo un po' come vanno le prossime gare, ma io quello che vi avevo detto a inizio stagione è lo scenario peggiore per Hamilton. Se il tuo compagno di squadra ti mette anche le ruote davanti e dimostra di essere veloce tanto quanto sei tu, e poi là raga va a decadere tutto, perché Hamilton prende 50 milioni di euro l'anno, Russell ne piglia manco 10, c'ha 22-23 anni, quello c'ha 37, è chiaro che decade il discorso Hamilton. Quindi guardiamo bene quello che succede, perché Hamilton quest'anno rischia davvero di trovarsi nell'ultima stagione della sua vita, ma non lotterà per il mondiale. Io sono convinto di questo e ve lo dico già, Hamilton già è fuori dalla lotta, troppo lontani i top team per poterlo reinserire. Allora ragazzi, passiamo a Ferrari. Ferrari voto 8, perché
in una domenica dove diciamo si è delusi, io sono deluso e ti va male, comunque piazzi un secondo, un terzo posto a mezzo secondo dal leader che vince la gara, è tutto dire. Ferrari che comunque svetta con il primo e il secondo posto nella classifica piloti, con Leclerc a 45, Sainz a 33, svetta nel campionato costruttori con ben 40 punti di vantaggio già su Mercedes e 41 su Red Bull. Allora ragazzi, quello che mi è piaciuto a me di Ferrari è stato il passo, una vettura comunque sempre gestibile, però quello che si diceva ieri è la realtà. Alla fin fine Red Bull ha più velocità di punta, ora bisogna capire se il motore è più potente, se è l'assetto più scarico, probabilmente un po' tutte e due, ma non penso che Honda abbia un motore più potente di Ferrari, penso che sia stata molto scarica Red Bull e abbia recuperato comunque anche in base alla bravura dei piloti. E devo dire che Ferrari oggi aveva fatto tutto bene, pit stop fantastici, io sempre il primo a criticare i pit stop, oggi l'hanno fatti perfetti. Fortuna dell'incidente di Latifi che piazza Leclerc primo. Praticamente allora, Sainz, parliamo subito di Sainz, è stato penalizzato sicuramente da Perez che non gli ha ridato subito la posizione. Però raga, Sainz non è stato mai lizza per lottare con i primi. E mi è dispiaciuto questo perché io vedo Sainz in crisi in questo inizio di stagione, per quanto poi i podi li ha presi, i risultati stanno arrivando bene, ma non sono risultati che ti potranno portare a lottare per il mondiale. È presto per dirlo, Sainz è uno che durante la stagione cresce tanto, ha un'ottima diciamo gestione gara, gestione gomme, non fa errori, quindi da quel punto di vista Sainz è sempre un grande. Ma il Leclerc di quest'anno lo sta demolendo. Sono due gare che Leclerc demolisce Sainz. Leclerc oggi sontuoso, eccezionale, intelligentissimo. Anche nei corpo a corpo, nella ripartenza della safety car, non ha sbagliato nulla. È stato fenomenale. Ha avuto una grandissima sfortuna dopo aver avuto il culo, perché lo dobbiamo ammettere. Perché Perez ha avuto la sfortuna di vedersi Latifi schiantato al muro e perdere la prima posizione, ma per me non l'avrebbe tenuta. Purtroppo la Leclerc ha sbagliato una sola cosa. In Virtual Safety Car, allora, io sono il primo a dire, la Virtual Safety Car fa cagare. Io ristudierei subito il format, perché non è possibile che durante la Virtual i piloti cambino il loro distacco, ragazzi. Succede sempre, c'è il più furbetto che riesce a recuperare qualche decimo, il più salame o tranquillo perde decimi. Non è possibile, mettiamo un limitatore quando c'è la Virtual, che significa... Esce la Virtual Safety Car, tu devi premere subito il limitatore come se ci fosse, oppure entri in automatico come se ci fosse la corsia box. 80, 90, 100 all'ora deve entrare il limitatore, oppure 80, 90 che vai piano per la pista e nessuno può guadagnare qualcosa. Invece, come avete visto, bisogna rimanere in un delta che non ti dà la sicurezza di mantenere il distacco. Cosa è successo? Leclerc, che prima della Virtual aveva 1,5, 1,6, 1,7 da Verstappen, Verstappen alla ripartenza dalla Virtual era 1-1, ha preso la scia e l'ha passato. Errore di Leclerc? In parte sì, errore anche dei regolamenti di merda, perché non è giusto fare queste cose. Io o cambi là il metodo oppure non va bene, metti la safety car ogni volta, perché non è giusto. Perché se Leclerc avesse tenuto quel distacco, Max non avrebbe mai preso il DRS e non avrebbe superato Leclerc. Questo che mi fa rabbia, sarebbe stata un'altra vittoria Ferrari. Purtroppo così non è stata per la furbizia di Max Verstappen di guadagnare 4-5 decimi sotto regime di Virtual Safety Car, che gli ha consentito di attaccarsi al sedere e passare. Questo è il sunto della gara, ragazzi, potete dire quello che vi pare. È statistico, andate a vedere quello che è accaduto. Quindi, io non sono scemo e non dico le cose tanto per dire. Poteva ripassare Leclerc, mi sembra, al penultimo giro, come già detto. Purtroppo c'è stato l'incidente che ha bloccato tutto e con le bandiere gialle in rettilineo non ha potuto portare a termine il sorpasso. Purtroppo, raga, questa Ferrari paga qualcosa, ripeto, a livello di velocità di punta. Io penso per degli assetti molto carichi di Ferrari che privilegi le curve. Questo mi fa ben sperare per i circuiti pieni di curve, dove Ferrari comunque potrà far bene a partire dalle varie piste tipo Imola. Però è chiaro che in velocità di punta forse la Red Bull è un po' meglio. In velocità di punta, nei circuiti un po' più veloci. Certamente, ripeto, se oggi stiamo parlando di una Ferrari sì deludente, perché noi volevamo vedere un'altra vittoria, ma comunque che si piazza seconda e terza. Perciò va bene, l'importante è prendere punti, non fare cazzate. In quel momento che hanno inchiodato tutte e due prima dell'ultima curva, là ho avuto veramente paura sbattessero e facessero qualche incidente. Comunque grande Leclerc, anche la ripartenza della safety car è stato sontuoso.
Quindi, a parte questa piccola cacchiata che gli costa dei punti, speriamo che non siano punti decisivi alla fine del mondiale. Ragazzi, questo mondiale si giocherà sui dettagli e non si può sbagliare. Quindi, speriamo che l'errore di oggi sia un errore su cui si può sorvolare. Red Bull, voto 8 perché... Beh, raga, vinci la gara dopo un disastro che è stato quello del Bahrain, dove addirittura la motivazione è stata che Red Bull ha messo benzina a bordo che non gli avrebbe consentito di vincere, di finire la gara, quindi pensate un po'. Però oggi ha reagito sul punto, sul piano tecnico, grande vettura, molto veloce, comunque pari di livello alla Ferrari, per quanto siano due vetture da caratteristiche molto diverse. Verstappen è Verstappen, ragazzi, io ve l'ho detto. Molti pensavano che quest'anno l'avremmo demolito, non sarà così. Verstappen quest'anno, per batterlo ci vuole veramente il miglior Leclerc che c'è, speriamo ci sia fino alla fine. Furbo, bravissimo, certamente troppo aggressivo, sempre troppe moine, iniziato a diventare come Hamilton, sempre una marea di moine alla radio, rompi i coglioni, ho superato la linea, cioè sono frignacce che non servono, corri e non rompere i coglioni. Punto primo, però pilota tosto, non ha fatto errori, alle volte è passato vicino ai muretti, ci ha fatto tremare, con una vettura sicuramente più stabile della Ferrari, che comunque ha guidato al meglio, e vi ripeto, molto vicino, e alla fine è riuscito a superare Leclerc in una maniera importante, con una furbata sotto la Virtual. Questo è Verstappen, ragazzi, è un pilota fantastico su cui dobbiamo cercare di prendere più vantaggio possibile, perché quest'anno vincerà tantissime gare ed è ancora ad oggi secondo me il favorito per il titolo, perché io vedo Red Bull comunque migliore di Ferrari come team proprio, come esperienza e come tutto, un team che già ha vinto, quindi è già rodato. E bisogna capire, ragazzi, anche il fatto di riuscire, per esempio, come avete visto con Perez, a ridare la posizione a Sainz solo dopo che la gara era ricominciata. Cioè, è un team furbo, sveglio e che fa strategie ottime. È chiaro che Perez mi dispiace, ma non penso avrebbe vinto perché ha fatto un'ottima prima parte di gara, ma poi quando i tempi sono iniziati a scendere, Perez, il passo di Verstappen e Leclerc, non lo aveva. Chiaramente avrebbe magari potuto prendere il terzo posto ai danni di Sainz. È stato penalizzato da quel punto di vista. Però, raga, devo dirvi che Perez è un pilota non ai livelli di, ma neanche di Sainz, cioè un pilota molto più mediocre di Verstappen, quindi farà il secondo pilota. E si va verso una Ferrari che, se continua così, fra qualche gara dovrà mettere ufficialmente Leclerc al timone del team e declassare Sainz, perché se Sainz non si riprende, raga, le prestazioni in pista parlano chiaro, non ci possiamo aspettare nulla. Quindi queste sono le pagelle, fatemi sapere la vostra, ci vediamo nei prossimi video, il vostro Supercore. Ciao friends.